È stata Daniela Fumarola, segretaria generale uscente della CISL Puglia, ad aprire i lavori per eleggere il nuovo segretario generale regionale. La Fumarola, lo scorso 29 luglio a Roma, è stata eletta componente della segreteria confederale nazionale. All'appuntamento ha preso parte la segretaria nazionale della CISL, Anna Maria Furlan, che ha parlato di uno dei problemi cruciali della Puglia, l'ex Ilva di Taranto. Troppe incertezze, troppe cose fumose sull'Ilva. Noi abbiamo invece bisogno di produrre acciaio nel nostro paese e l'Ilva è un'azienda importantissima rispetto alla produzione dell'acciaio. E sul Recovery Fund parla di occasione straordinaria per il territorio, chiedendo però più del 30% di risorse. 209 miliardi da investire per la crescita, lo sviluppo, la ripresa economica, il lavoro, il benessere delle famiglie e delle persone. Il 30% delle risorse deve essere investito al sud. Io ritengo che in questa situazione davvero particolare, noi dobbiamo chiedere ancora di più. E sulla scuola troppi problemi ancora da risolvere. Noi avevamo mandato alla ministra della scuola la bozza di un protocollo per far partire la scuola in sicurezza. Si è indugiato troppo, anche qua tanta tanta voglia di fare da soli, da parte in modo particolare della ministra, e ora ovviamente tutti i nodi vengono al pettine.